Continuiamo a vedere queste immagini che parlano da sole, ringraziamo ancora i colleghi della produzione. Vi volevo leggere, io non ne avrei fatto a meno, francamente, ma i miei giornalisti mi chiedono di darne conto e capisco il loro punto di vista. Vi volevo leggere la frase che ha pronunciato un componente della Commissione parlamentare di vigilanza ai nostri riguardi. Poteva esserci una dichiarazione di solidarietà, riescono a raccontare, stanno in piazza, ci sono alcuni giornalisti, alcuni tecnici che rischiano il San Pietrino o peggio. No, invece Butti dice quanto segue: la diretta di oggi della manifestazione degli indignados di Rai News è inaccettabile e addirittura offende la storia della RAI. È senatore Alessio Butti, capogruppo della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI del PDL. Mentre scorrono le immagini di devastazioni e di scontri e di guerriglia urbana, si fa di tutto per minimizzare e per dare la sensazione di una manifestazione pacifica che di pacifica non ha nulla. Siamo di fronte al travisamento della realtà, ma soprattutto alla distorsione dei fatti. Cosa diranno adesso? Ecco il punto. Cosa diranno adesso Zavoli e Garimberti, così solerti nel intervenire in censure e critiche nei confronti del TG1 e del direttore Minzolini? Allora, onorevole Butti, ma cosa avremmo dovuto fare? Buttare benzina sul fuoco? Avremmo dovuto dire la rivoluzione in marcia ha messo a sacco a ferro e fuoco Roma, fate intervenire la polizia, i carabinieri, l'esercito, la NATO e le truppe speciali degli Stati Uniti? Noi abbiamo raccontato tutto quello che abbiamo visto, i nostri giornalisti lo hanno fatto benissimo, grazie a Dio oltre a Rai News ha fatto molto bene anche per esempio il Corriere.it, forse altri, io ho visto il Corriere.it, hanno raccontato tutto quello che c'era, i violenti e i non violenti, la polizia è in difficoltà, abbiamo sofferto alcuni minuti perché temevamo che dentro quella camionetta dei carabinieri ci fossero dei giovani in divisa, grazie a Dio non c'erano dei giovani in divisa, abbiamo fatto il nostro dovere. Caro onorevole Butti, questo è il servizio pubblico. Invece una dichiarazione come la sua, mi scusi, le devo rispetto, ma una dichiarazione come la sua che approfitta di un fatto di cronaca di cui parlerà domani tutto il mondo, la violenza nel corso di una pacifica manifestazione a Roma, approfitta di un fatto di cronaca come questo per riproporre quella che io ho chiamato la guerra civile simulata, il bipolarismo rissoso all'italiana. Allora, qualcuno ha criticato Minzolini, non so se abbia ragione o no, noi critichiamo Rai News. Questo modo di fare che hanno molti politici, di destra nel caso di Butti, ma anche di sinistra, distrugge l'informazione ed è, se permettete, un attentato alla democrazia. Il problema non è mettere un giornalista contro l'altro, è cercare di giudicare se le persone che stanno in piazza raccontano quello che vedono o hanno dei paraocchi. A me pare che noi abbiamo raccontato quello che vediamo. Scusatevi. No, grazie direttore, siamo molto contenti che tu l'abbia detto. Andiamo da Carlo Cianetti che fin dall'inizio, dalle prime avvisaglie di violenza, ne ha dato conto con enorme correttezza. Carlo, cosa sta succedendo adesso?